partecipa al soggetto. Buonasera, eccoci al primo dei tre appuntamenti coordinati, diretti dal professor Giulio Giorello, che ci ha fatto l'onore quest'anno di essere qui con noi. Non so se vi ricordiate, ma gli anni scorsi c'è stata una serie di incontri coordinati sempre dal professor Giorello, che gravitavano intorno alla questione dei fumetti, un po' diverse, no? Quest'anno dai fumetti passiamo alla scienza, ma questa è la sua caratteristica, che gli consente di passare, attraversare discipline così diverse, con grande naturalezza. E oggi il primo incontro prevede un ospite che sono felicissimo di avere, con il quale Giulio interloquirà, un ospite che è un biologo, ma non so perché mi ha detto no, non è un biologo, non lo so cosa sia. Mi sono i problemi politici di definizione, biologo o naturalista? Naturalista, va bene. Alessandro Minelli, che io ho avuto il piacere di conoscere quest'estate ad un altro festival e sono rimasto colpito dalla capacità, dalla sapienza e anche dalla capacità di raccontare, di spiegare cose che vi è facile capire, sono un po' perdetti ai lavori, ma facendo, come dire, appassionando l'ascoltatore, e quindi sono sicuro che anche oggi sarà così. Oggi il tema invece è questo della biografia della biologia, no? Biologia, cos'è biologia? È la scienza, cito il titolo di un suo libro, che vi consiglio di leggere, la scienza di tutti i viventi. Bios in greco vuol dire vita, no? Quella scienza che si occupa dei viventi in quanto tali, animali, vegetali, umani. Ecco, ma io mi taccio perché lascio la parola al professor Giorello, che introdurrà l'incontro, e dopo ascolteremo a orecchie bene aperte le parole del nostro professor Minelli. Grazie a Giulio. Grazie a voi. Bene. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di essere qui. Avete sfidato un tempo non dei migliori. Comunque, questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire è che sono particolarmente felice di essere qui con Alessandro Minelli, che ci parlerà della storia della biologia e addirittura di come questo termine, da qualche occasionale menzione, è diventato il termine che designa una fondamentale branca del sapere scientifico. Questa è la ragione per cui sono particolarmente felice di confrontarmi con Alessandro. E allora, tanto per entrare subito in argomento, mi permetto di servirmi di questo libro di Minelli, Biologia, titolo La scienza di tutti i viventi, come mi ricordava prima Massimo Donà, che è un libro pubblicato da Forum, che fa parte dell'Università di Udine, la casa editrice dell'Università di Udine. Ed è molto, un libro molto interessante, che ha molti vantaggi. La principale non è soltanto la chiarezza con cui Minelli racconta le vicende della biologia, ma anche la brillantezza, l'acutezza dello stile, l'intelligenza con cui questa scienza è presentata nel suo sviluppo storico. Io partirei da quello che è uno dei temi che Minelli ben mette in luce nella
primo capitolo, il capitolo introduttivo, che sottolinea come la biologia, per diventare quello che è diventata, ha avuto bisogno di risolvere tre problemi definitori, centrali. Primo è quello di essere una scienza di tutto il vivente, ma allora bisogna di saper distinguere corpi animati da corpi che animati non sono. Primo punto fondamentale. Secondo, benché storicamente lo studio dei vegetali e quello degli animali siano stati tenuti talvolta volutamente separati, occorre includere animali e piante insieme, tenendo conto che appunto la biologia è biologia appunto di ogni vivente e dunque di animali e di piante allo stesso titolo. Però, come poi magari nella discussione verrà fuori, non ci sono soltanto gli animali e le piante da tenere presente, perché i funghi sono altrettanto rilevanti. Erano piante un tempo. Una volta erano messe nelle piante, tranquillamente, ma ancora quando io ero studente, nei libretti di liceo, i funghi erano messi lì tra le piante senza nessuna preoccupazione. E invece sono una simbiosi tra funghi ed alghe, se ho ben capito. I licheni sono simbiosi tra funghi e alghe. I licheni. I licheni. I licheni. E i funghi non sono né animali né piante. E sono un'altra cosa. Altra cosa. E questa è una delle sorprese interessanti. Ma il terzo punto di fondo è il fatto che anche Homo sapiens, quindi anche noi, dovremmo essere oggetto dello studio della biologia, quindi nello studio di tutti i viventi, di tutti i corpi animati, ci deve essere anche l'uomo. E basta tenere presente questi tre problemi di cui abbiamo adesso fatto menzione per renderci conto in senso lato anche del peso politico di questa problematica, come del resto quando si va a vedere come l'uomo è entrato a far parte della biologia, si riscontrano tutta una serie di incertezze, di perplessità, di tirarsi indietro. Chiudo con una che Minnelli racconta in maniera molto divertente. Uno dei principali difensori della concezione evoluzionistica che andò in pubblico a scontrarsi con le autorità del suo paese quando Darwin preferì invece vivere, non dico nascosto, però con quella tranquillità di chi non andava a gettarsi in polemiche e in controversie. Ecco, invece una delle figure più rilevanti è stato Thomas Henry Huxley, grande figura, molto presente nell'affermazione del punto di vista darwiniano, che ha avuto tutta una serie di implicazioni anche per le discipline più umanistiche, per esempio per la morale e per la stessa politica. Ecco, mentre Huxley, Thomas, era stato questo grande difensore dell'unità profonda della la biologia, mettendoci insieme vegetali, animali e Homo sapiens, in famiglia c'è stata poi una piccola, come dire, una piccola divergenza. Infatti il nipote, Sir Julian Sorel Huxley, aveva addirittura proposto di considerare gli esseri umani come staccati da tutti gli altri animali e li aveva battezzati psicozoi. Ecco, questo è stato un bel caso interessante. Poco più di 50 anni fa, sono fatti recenti. Sì, quindi, 50 anni per fa. Dire, non sono finite.
No, anzi, se andiamo a vedere molta della letteratura corrente, le posizioni di Astley Junior non sono così rare. Quella di Astley è interessante perché viene da quella famiglia, viene da quella tradizione, ma ancora oggi considerare l'uomo una parte del vivente biologico, cioè di quello che la biologia studia, è da molti considerato, se non una bestemmia, qualcosa di altrettanto pericoloso. E quindi do con piacere la parola ad Alessandro Minelli, che penso vorrà partire dalla definizione della biologia attraverso la soluzione dei tre problemi, cioè corpi animati distinti da corpi non animati, animali e piante trattati insieme, non confusi, ma trattati insieme in quello che hanno di comune, e qui è importante la rivoluzione cellulare sicuramente, e infine l'inclusione di Homo sapiens appunto tra gli animali, con figure che avevano avuto il coraggio di trattare questo essere come Linneo, che sottolineava le affinità tra la scimmia e l'uomo. C'era chi invece, come Cuvier, si stava un po' più attento e pensava di chiamare gli uomini bimani per distinguere i quadrumani, per non dire appunto il caso di degenere, io chiamerei, di Julian Astley. Ma adesso appunto io ho parlato fin troppo, vi ringrazio di nuovo essere qui e ringrazio in particolare l'organizzazione del FET che mi ha dato l'occasione di incontrarmi con Alessandro Minelli in questa sede così bella e così particolare, cordiale, che è quella del FET della politica più amministrativa. Grazie. Grazie Giulio. Io comincio con ringraziare il pubblico, ovviamente, che ha sfidato il tempo, i padroni di casa per l'invito, Massimo per questa immediata cooptazione nel suo giro dopo un primo incontro conviviale e qualcos'altro, e Giulio per questa simpatica e dettagliata introduzione. Molto interessanti sono questi episodi un po' curiosi, un po' aberranti a cui ho fatto riferimento, ma io vorrei cominciare con le cose serie, con le persone serie. E per entrare in merito, per quanti erano presenti prima, hanno sentito parlare dei tre regni di Dante, inferno, purgatorio e paradiso, vorrei dire, tre regni erano anche riconosciuti nella natura del passato. Se penso addirittura che mio maestro della scuola elementare diceva che la natura si articola in tre regni: il regno degli animali, il regno delle piante e il regno dei minerali. E vedo qualcuno nel pubblico che annuisce. Beh, questa è l'impostazione che troviamo, per esempio, in quell'opera enciclopedica importantissima nel suo genere, che è stato il Sistema Nature, Sistema della Natura di Linneo. Un'opera che ha avuto varie edizioni dalla metà del Settecento verso la fine del Settecento. Tre regni della natura. Però già poco dopo la pubblicazione dell'edizione principale di quest'opera, che è del 58, nel 1766 esce un libricino dedicato a oggetti strani, su cui dovrò ritornare, si chiamavano zoofiti, una parola che sembra dire po' zoo, animali, po' fito, po' piante, cioè quegli organismi che per varie caratteristiche è un po' difficile collocare serenamente fra gli animali e fra le piante, e suggerisco che magari forse la distinzione tra i due regni non è così precisa come si crede. In realtà questo libricino è dedicato a coralli, e spugne e oggetti di questo genere. L'autore, che si chiamava Pallas, naturalista, medico e viaggiatore tedesco, dice nelle primissime righe: attenzione, la divisione del mondo della natura in tre regni non fa neanche il nome di Linneo, che è ovvio il riferimento,
dice è una sciocchezza. Mondo naturale si divide in due grandi aspetti: quello dei corpi bruti, inanimati, cioè i sassi, le pietre, i minerali, le rocce, e il mondo degli esseri organizzati. E questi mettono di essere trattati come un oggetto di studio. Dal punto di vista della delimitazione della materia, vuol dire che l'operazione fondamentale è già stata compiuta. Mettiamo insieme tutto ciò che è vivente, lasciando fuori ciò che non è vivente. A trovare un punto di incontro fra animali e piante avevano contribuito già da qualche tempo naturalisti, non solo quelli che si erano occupati appunto di questi zoofiti, di questi coralli, di queste creature che è difficile collocare facilmente appunto fra gli animali, fra le piante, ma avevano contribuito anche delle menti un po' più filosofiche, come quelle di Bondé, che avevano disegnato una sorta di scala della natura che avrebbe visto una progressione dei corpi naturali da quelli inanimati su fino alle forme più elementari, le forme vegetali, le piante più complicate, agli animali più semplici, via via, ai vertebrati più semplici, ai mammiferi, all'uomo. Naturalmente questa scala andava tagliata alla base per togliere ciò che è inanimato, lasciando ciò che è animato. Ma ci vorranno altri contributi da altri tipi di ricerche, da altre scienze, per definire meglio l'argomento. In realtà dobbiamo subito prendere il problema anche da un altro punto di vista. Un conto è delimitare un oggetto di studio, un oggetto di ricerca, un oggetto su cui si può fare un programma di attività, un insegnamento, per esempio, e un'altra cosa è dargli un nome, dargli un titolo, un'etichetta. Noi parliamo di biologia. Nel titolo semiserio ho scritto biologia note biografiche. Uno potrebbe dire questo è un gioco di parole, biologia, biografia. E è un gioco di parole che forse aiuta a capire come è venuta fuori questa parola applicata poi allo studio dei viventi. In fondo bios è la vita e logos, discorso, grafia, scrittura sono sostanzialmente la stessa cosa. Noi però abbiamo introdotto queste parole e le usiamo oggi in contesti ben diversi. Parliamo di biografia di una persona. Con un po' di buona volontà possiamo dire la biografia di uno stato, di un'istituzione, qualche cosa. Comunque è una realtà individuale di cui si raccontano, si cerca di ricostruire le vicende, si susseguono nel tempo. Biologia come studio dei viventi è invece ciò che stiamo cercando di caratterizzare. Ma ciò che hanno in comune in realtà il bios, esseri viventi, e la vita individuale è il fatto di essere realtà storiche, realtà che cambiano nel tempo. In questo vedremo se avremo tempo l'importanza che avrà nel farsi, nel definirsi la scienza della vita, il momento in cui ci si rende conto che appunto i viventi sono soggetti, oggetti storici, qualcosa capisce la Marte, che qualcosa, come è ben noto, verrà definitivamente codificato da Darwin. Ma vediamo l'uso della biologia. Si è parlato prima del titolo dell'opera più nota di Darwin, no? Commedia, Divina Commedia, Terza Rima, eccetera. Bene, qual è il primo libro, la prima opera stampa in cui compare questa parola, biologia? È un libricino del 1802, è il primo di una serie futura di sei, scritto da un allora giovane filosofo naturalista tedesco che si chiama Treviranus. Biologie oder Philosophie der lebenden Natur. Si traduce abbastanza facilmente biologia, parola nuova, o filosofia della natura vivente. E nelle prime pagine del primo libro è chiaro che vuole occuparsi proprio delle cose che stiamo cercando di definire. Da questo punto di vista, se noi volessimo mettere un'etichetta, fissare una data, potrebbe essere uno dei buoni candidati come creatore della parola e anche dell'applicazione alla nostra scienza, della vita, della parola biologia. Però in molte storie della biologia o storie della scienza si trova che in realtà la parola fosse dovuta a Lamarck. Lamarck, ovviamente più noto, studioso della vita, studioso dell'evoluzione con sue idee poco peculiari, avrebbe merito, avrebbe titolo per meritare il titolo di creatore della biologia,
in due modi. Intanto lo stesso anno 1802 usa questa parola stampa, anche se in un libro che è destinato poi a svilupparsi in altre direzioni. Ma due anni prima del 1800 egli aveva cominciato a compilare un manoscritto, poi rimasto incompiuto, che si intitolava appunto Biologie, in cui dalla bozza che c'è rimasto risulta chiaro che il suo piano era proprio quello di scrivere un'opera sui principi, sull'organizzazione, sulle idee fondamentali di scienza della vita o del vivente. Solo che il manoscritto, e i manoscritti interessano poi a chi fa storia, ma non fa una storia immediata. Se noi cerchiamo poi nei decenni successivi, cioè i primi 30 anni dell'Ottocento, chi e come e dove usa la parola biologia in varia forma, ci accorgiamo che sono quasi esclusivamente citazioni dell'opera di Tefiranus, ma semplicemente note a piedi di pagina, non si sviluppa ancora qualcosa di questo genere. Ma le idee sì, l'esigenza di una scienza del vivente sì, va avanti e vi contribuiscono tre componenti principali. Ovviamente quel che viene dalla storia naturale, dallo studio di viventi, c'è anche una spinta che viene dalla medicina, soprattutto da anatomisti che dicono vogliamo sapere come sono fatti gli altri animali perché allora capiremo meglio come è fatto l'uomo. E la terza spinta viene dalla filosofia. Non dalla filosofia della scienza. Chiaro che distinzioni, scienza e filosofia sono cose che sono cambiate nel tempo, ma uno può citare un uomo come Schelling, che noi troviamo nei classici di storia di filosofia come filosofo e non come scienziato, che in opere giovanili si occupa proprio di queste. Addirittura troviamo che intorno al 1820 un autore di un libro di botanica generale dedica la sua opera proprio al filosofo Schelling, come ispiratore della visione della vita. Schelling. E arriviamo così, al punto nodale già citato, da Giulio Giorello alla fine degli anni 30, c'è un momento in cui prende forma quella che viene chiamata la teoria cellulare. Non teoria come ipotesi, come potrebbe funzionare una cellula, no, ma come teoria del vivente, in cui i due creatori, Schleiden, il botanico, Schwann, ma soprattutto Schwann, nel scrivere proprio un testo su questo argomento, sottolinea, abbiamo trovato che gli animali e le piante sono fatti di unità molto simili fra di loro e queste unità sono sia le unità strutturali, sia le unità attraverso le quali, con le quali, si costruiscono, cioè si sviluppano sia gli animali che le piante. Unità quindi che non è semplicemente così, di struttura, ma è anche strettamente funzionale. Se c'è un momento critico in cui la biologia prende forma, secondo me è largamente questo. Leggiamo altre storie della biologia e ci dicono che, ma no, in fin dei conti, anche con tutte le cose che vi ho raccontato, finché non si arriva a Darwin, che dà l'idea del vivente, e Darwin che pur senza disegnare un vero e proprio albero genealogico suggerisce che lo possiamo fare, perché la vita è cominciata una volta in maniera definitiva sulla faccia della Terra, siamo tutti figli dello stesso antenato. Siamo tutti sullo stesso albero e solo allora c'è l'unità. Darwin, importantissimo nella nostra storia, in quanto ottimo naturalista, conoscitore di tutti gli aspetti della natura, nella sua origine della specie prende esempi dove gli capita da animali e piante senza porsi problemi. Non fa prima una teoria dell'evoluzione degli animali e poi una teoria dell'evoluzione degli altri. E l'evoluzione è evidente e basta. Però non c'era bisogno di arrivare a Darwin, ripeto, perché già con la teoria cellulare la biologia, se vogliamo, ha preso forma. Vuoi prendere l'argomento o proseguo? Proseguo. E ci sono altri aspetti. Qualcuno addirittura vorrebbe posporre la nascita della biologia a tempi post-darwiniani, a tempi più vicini a noi, cioè verso la fine dell'Ottocento. Perché? Perché in fin dei conti una disciplina deve avere la sua identità di contenuto, di programma, eccetera. Deve avere un nome, ma questa combinazione di etichetta e di contenuto non devono rimanere ristrette semplicemente agli specialisti. Cioè, finché non acquistano un po' di visibilità, finché non diventano un fatto, se vogliamo, anche sociale, finché non li vediamo legati al sistema di istruzione, non diventano nomi di materie insegnate all'università o addirittura argomenti di corsi di laurea, finché non ci sono istituti, istituto di biologia o qualcosa di simile,
La scienza, questa scienza, pur esistendo nella sostanza, non ha ancora la sua, diciamo, visibilità generale. In questo, Huxley il vecchio, cioè il mastino di Darwin, come fu chiamato, il nonno dei due Huxley, a cui facevo riferimento Giorello, Huxley ha un'azione molto, molto importante in questo, perché come docente all'Università di Londra riesce a creare un insegnamento di biologia in cui c'è spazio per l'aspetto animale e vegetale, perché dice che chi si occupa di animali deve conoscere abbastanza che di piante e viceversa. Quindi nasce finalmente anche una presenza istituzionale, se non che quando poi Huxley va in pensione il corso viene diviso in due e si torna insegnamento animale e vegetale. C'è un altro aspetto molto curioso che posso raccontarvi passando, seguendo la storia delle nostre discipline, zoologia, botanica, eccetera, come si sono sviluppate nella nostra città vicina universitaria, cioè a Padova, nella mia città universitaria. Voi sapete che c'è un antico orto botanico a Padova, fu fondato addirittura nel 1545. Certo, la botanica di quell'epoca non è la botanica che studia la struttura dei fiori, il funzionamento della linfa nei vasi e compagnia. Era una botanica farmaceutica, botanica in cui è importante conoscere, coltivare e poi usare le piante per uso medico. E l'insegnamento che si svolgeva lì, nei vialetti dell'orto, è essenzialmente un insegnamento che oggi chiameremo di botanica farmaceutica. Poi col tempo, almeno a metà del Settecento, cioè, questa si è trasformata, o perlomeno da questa è derivata, una botanica scientifica, come scienza pura, insomma. Bene, siamo ormai in tempi, nell'epoca di Linneo. Questa è la botanica. Nel frattempo, che ne è di quelle che oggi chiamiamo zoologia o geologia? Proprio all'inizio del Settecento, ma insomma, 1737, viene creata una cattedra di storia naturale. Uno può immaginare che dentro il professore di questa materia si è incaricato di insegnare animali, piante, cioè i tre regni della natura. No, insegna gli animali, i minerali e le piante. E la separazione tra animali e piante, zoologia botanica, va avanti ancora, e a Padova e altrove, anche fino a metà dell'Ottocento. E invece lo studio dei fossili, non dico quello dei minerali, ma almeno quello dei fossili, i fossili animali, rimane molto vicino a quello dello studio degli animali in molti luoghi. Lo stesso Lamarck, per esempio, oltre a scrivere un'opera che si chiama Filosofia e Zoologia, in cui racconta, scrive sull'evoluzione, scrive anche un'enorme opera, non è per l'epoca, opera in molti volumi sugli invertebrati, e in questa descrive soprattutto quelli che si conservano meglio, molluschi, conchiglie. Queste conchiglie sono in parte le conchiglie trovate sulla riva del mare, dragate nel fondo del mare, e in parte sono le conchiglie fossili che si trovano sulle montagne. È un tutt'uno. Cioè, lo studio di questi oggetti è lo stesso. Ci si accorge allora di come l'impostazione, il primo progresso di queste materie sia legato molto al tipo di oggetti su cui lo studioso lavora, al modo con cui possono essere conservati, studiati, utilizzati. E quindi, per quanto riguarda gli oggetti conservabili in un museo, che si tratti di minerali o di sassi addirittura, che si tratti di scheletri di animali, di denti, di conchiglie, non fa molta differenza. Addirittura si arriva fino alla metà dell'Ottocento ad avere un repertorio bibliografico molto importante, scritto da uno dei sommi naturalisti dell'epoca, Lee Agassiz, un svizzero trapiantato in America, che è il repertorio della bibliografia della zoologia e della geologia. E la botanica è ancora fuori. Quindi altre istituzioni, quindi grandi musei europei di Parigi e di Londra, potrebbero raccontarci storie un po' diverse, complementari, ma che ci aiutano un po' a capire questo. C'è poi l'aspetto che è stato già citato della posizione dell'uomo, cioè di come e quando si inserisce l'uomo in un discorso di biologia. Allora, uno potrebbe pensare che anche qui sia fondamentale il momento di Darwin, dell'evoluzionismo, della diffusione di un'idea secondo cui i viventi sono imparentati fra di loro e quindi anche l'uomo
non viene da chissà dove, ma è un ramo piccolo importante per noi, ma nella geometria dell'albero sono uno dei piccoli rami del grande albero della vita. Ma questo non è vero. Il primo, come è stato ricordato, il primo naturalista importante che colloca l'uomo nella classificazione zoologica in maniera piuttosto corretta è Linneo, uomo pissimo. Se voi sfogliate il suo sistema Nature, leggete la prima pagina, è una sorta di poema teologico, cosmologico, la lode a Dio e il suo cammino attraverso la natura, è una sorta di pio itinerario in cui il naturalista raccoglie elementi, indizi in lode del creatore. Volte pagine comincia la parte tecnica in cui il mondo è diviso appunto in tre regni, gli animali in vari gruppi, per cui i vertebrati, dentro i vertebrati ci sono mammiferi, uccelli, eccetera, dentro i mammiferi ci sono, si comincia, i primati, poi ci saranno i carnivori, eccetera. Primati, sappiamo, usiamo ancora oggi questo termine per dire scimmie, compreso l'uomo. I primati di Linneo sono due tangenti, c'è ancora i pipistrelli insieme, ma sono essenzialmente scimmie e l'uomo, o se vuole l'uomo e la scimmia. Perché può fare questa operazione Linneo? Perché è un buon naturalista, è una persona obiettiva che guarda come sono fatti i corpi dei vari organismi, sa confrontare scheletri, sa contare i denti, le vertebre, eccetera. Non ha difficoltà quindi a collocare l'uomo non solo all'interno del mondo animale, ma in quella divisione vertebrata, quindi all'interno mammiferi, all'interno primati, accanto a quelli che sono i lavori più simili. Con questo non vuol dire che Linneo avesse l'idea di una parentela, ma è una descrizione, è un incasellamento sereno, obiettivo, che però farà paura a qualcuno. Già lo rifiuta non per paura, ma così per decoro, se vogliamo. Un uomo così attento allo stile che è contemporaneo, proprio quasi nato quasi lo stesso anno di Linneo, che è Buffon, questo grande scrittore francese e buon conoscitore della natura, dice: ma è umiliante questa posizione che Linneo riserva alla specie umana. Non è una cosa che sta tutto a sé. Ed è un'idea che continuerà a rodere il pensiero di molti studiosi, di molte persone, e a seconda della loro obiettività, della loro serenità a giudizio, o magari anche di qualche loro programma, così, relazioni con il mondo in cui operano, li porterà a operare scelte diverse, fino a questa di psicozoologia dei anni 50 del secolo scorso. E potrei, se mi date ancora 5 minuti, fare un salto. Ovviamente una biografia dovrebbe essere una storia piuttosto continua, documentata, che da questi punto, non voglio dire origine perché non so più cosa sia origine, ma da questo momento in cui prende forma, ecco, si organizza la disciplina e attorno a questa ci si appiccica un nome, vorrei fare un salto, invece di seguire, non potendo intrattenere e tediare di più, faccio un salto ai giorni nostri. Ai giorni nostri per dire, ma allora esiste la biologia, c'è una laurea in biologia nelle nostre facoltà, esistono libri che si chiamano Trattato di biologia, eccetera. Per dopo ci sono tutte le biologie con gli aggettivi, c'è la biologia molecolare, c'è la biologia, eccetera, eccetera, biologia dello sport, biologia, quel che volete. Non mi preoccupano le etichette, anzi, diciamo, di biologia applicata a qualcosa, oppure di biologia che usa una tecnica particolare, come può essere l'attenzione alle molecole. Quello che mi preoccupa è invece il fatto che quasi sempre, quando si parla sotto questa etichetta di biologia, si parla soltanto di 3 o 4 specie, non solo magari dell'uomo, ma quasi solo di quei 4 organismi, pochi animali, poche piante, che sono stati studiati con particolare cura perché sono più manipolabili, più facili da studiare, da allevare, meno costosi, eccetera, che sono diventati i cosiddetti animali modello. Tanti anni fa si parlava di cavie, no? Si fanno esperimenti su un animale, può essere un cavio, proprio un porcellino d'India, potrebbe essere coniglio, potrebbe essere un topo, per vedere come funziona per esempio un farmaco e applicare poi risultati all'uomo. Benissimo. Però un conto è
spirito, a molti aspetti ovviamente, se vogliamo, di rispetto per le bioetici, di rispetto per gli animali, non sto parlando di questo. La maggior parte di animali sperimentali oggi, quelli a cui faccio riferimento io, sono moscerini, vermetti, o sono piante o sono batteri, ci danno molto meno problemi di coscienza, ma danno dei problemi intellettuali. Cioè, quello che io ho imparato a studiare, mettiamo, topo, il moscerino dell'aceto, cioè la drosofila, un vermetto che si chiama, lo chiamo C. elegans, ma insomma, avrà un bel nome lungo, cedro di C. elegans, un paio di piante, possono essere il pomodoro e una specie di parente della rucola. Quando abbiamo conosciuto il batterio del colon, quando abbiamo studiato questi 6-7 organismi, abbiamo fatto biologia, abbiamo campionato nel mondo del vivente, ma siamo probabilmente molto lontani da aver capito e ragionato in termini di biologia. Cioè, una delle cose grandi della vita è la sua disparità. Uso disparità per distinguere da diversità. Allora, di biodiversità si parla quotidianamente, no? La biodiversità. La biodiversità è una cosa che si misura come numero di specie. Quante specie esistono sulla faccia della Terra? Non sappiamo. 2 milioni di più hanno già un nome e molti di più sono ancora da descrivere. Vabbè. Molte purtroppo si stanno estinguendo, grave. Ma molte di queste specie sono molto molto simili fra di loro. Ci sono, ahimè, centinaia di specie di zanzare. Ci sono, per fortuna, decine di migliaia di specie di farfalle. Ci sono, e si potrebbe continuare così, ma le farfalle sono sempre farfalle. Quando ho detto 10.000 o 20.000, sono solo farfalle. Se io le conosco tutte, non so nulla di come funziona un fungo, di come funziona un muschio, di come funziona un pesce. Allora, un muschio, sono aspetti disparati. Prendiamo i mammiferi. I mammiferi sono gli animali forse più familiari, oggi se ne contano 5.500. Ma sono molto diversi tra di loro. C'è il delfino, la balena che sta in acqua, c'è la scimmia che s'arrampica sugli alberi, c'è i pipistrelli che volano, c'è l'uomo che conosciamo come è fatto, ci sono quelli che corrono veloci come una gazzella o un cavallo. Ci sono quelli che mangiano carne, che mangiano erba. Quindi c'è il formichiere. Sono molto, molto diversi. Uno può dire di conoscere i mammiferi se ha studiato solo la giraffa, o se ha studiato soltanto l'uomo e la giraffa, l'uomo, la giraffa e il topo. Dobbiamo conoscere molti altri. Non conosciamo i mammiferi se non abbiamo messo dentro una forma acquatica come un delfino, eccetera. Cioè se non abbiamo campionato sufficientemente la disparità. Allora, fare tutto su tutti è impossibile. Non abbiamo le risorse umane di tempo e di denaro. Ma se ignoriamo, se non ci sforziamo di guardarci attorno e di campionare in maniera più articolata possibile, noi faremo soltanto la biologia del moscerino, la biologia del topo, forse la biologia dell'uomo. Ma questa non è biologia, sarà antropologia nel senso di esteso, antropologia fisica, fisiologica, eccetera, sarà moscerinologia, d'accordo? Non sarà biologia. Il messaggio con cui vorrei chiudere questa chiacchierata, già lunga, ma insomma, con affidata la vostra pazienza, è che il discorso che hanno cominciato quei signori che dicevano c'è un oggetto naturale che si chiama mondo vivente, che merita di essere studiato, che ha una sua logica, i filosofi già cominciavano a ragionarci attorno, che ha una sua diversità che i naturalisti cominciavano già a descrivere, va conservata, va recuperata. Altrimenti facciamo come tutti quei medici, soprattutto francesi del 1830 e dintorni, che dicevano, ma va, dice, hanno introdotto un nuovo termine che si chiama biologia, ma questa biologia, dice, lo sappiamo già cos'è, è lo studio del funzionamento dell'uomo, ovviamente, in condizioni naturali, e si contrappone alla patologia. Quindi dice, la biologia è la patologia, ma non abbiamo bisogno di questa parola, perché c'è già la tradizione. Non è questa la biologia. E oggi, dopo 200 anni, dovremo non soltanto, come dire, per rendere merito agli antichi, perché si spetta agli antichi facendo qualcosa. Mi piace molto una frase di Gustav Mahler che diceva: il rispetto della tradizione non è il culto dei morti, insomma, ma è tenere viva la fiamma. Cioè, se vogliamo fare della biologia,
anche rispettando, ritirandosi la marca, Darwin o chi vogliamo, beh, facciamola. Andiamo avanti con il programma della scienza di tutti i viventi. Grazie per questa bella panoramica che secondo me bella anche perché ci ha fatto, almeno a me, ha fatto capire la complessità di questa questione che sembra semplice, scienza della vita. No, uno dice scienza della vita, è chiaro. No, ma non è chiaro per niente. Però io volevo, se posso, chiedere, fare una prima domanda, poi chiaramente voi siete invitati a intervenire. Perché giustamente alla fine il professor Minelli ci dice, ma se noi studiamo, analizziamo, campioniamo alcune specie, non abbiamo fatto biologia, abbiamo fatto la biologia del moscerino o di qualche altra specie. Perché la biologia, dice il suo titolo, è la scienza di tutti i viventi. Ma lui stesso ha detto, beh, non abbiamo il tempo, le risorse per abbracciare la totalità dei viventi. Quindi a un certo punto di vista, l'ignorante come me, ignorante in biologia, ignorante in quanto tale, l'ignorante come me dice, ma allora la biologia è una scienza impossibile? Perché per essere biologia deve abbracciare, non dico tutte le specie, ma approssimarsi ad una casistica che non sia troppo limitata. Poi cosa sia il non essere troppo limitati? Beh, il problema, quante specie devo conoscere? D'altro canto, una scienza che vuole essere scienza della vita o del vivente, di tutti i viventi, io parlo un po' anche da filosofo, è vizio mio, ma non posso fare altrimenti, non può non porsi la questione che certo è rischiosa, pericolosa, ma la questione è di capire o provare a capire cosa rende tutti i viventi viventi. Perché se io dico c'è una scienza dei viventi, quanto viventi, saranno anche diversi, ci sarà una disparità, una complessità, però li tengo insieme, li connetto in quanto viventi, e c'è qualcosa che li accomuna. E la biologia, chiedo, tutte domande che faccio così da ignorante. Importanti, ma possono mettere una risposta. E dico, ma se a me interessa che siano viventi, le differenze tra loro quanto contano rispetto all'essere scienza del vivente, quanto vivente? E poi chiudo con questa domanda, la domanda da Riccetto Pistore, ma la biologia, benissimo, bellissima, affascinantissima, ma presuppone che si abbia un'idea della vita vivente. Cosa rende, cos'è vivente? Certo, l'essere umano dice, ma non è una scimmia, no? Tutte le varie questioni che si sono poste. Però cos'è che ci rende vivente e rende viventi le cose che noi definiamo tali? Che non è sempre una questione banale, no? Ma il biologo può esimersi da porsi questa domanda? Chiedo. O diamo per scontato ciò che significa vita? Perché allora verrebbe da chiedere, ma in che senso, ma so già quali possono essere le risposte, ma le faccio lo stesso le domande, in che senso una pietra non è vivente, ammesso che non sia vivente, se non è vivente, non lo so. Cosa vuol dire vivere? Vivere vuol dire modificarsi, trasformarsi. E poi altre, che chiudo davvero, pongo tante questioni che mi vengono così, avendo io studiato per fatti miei, insomma, ultimamente molto Goethe aveva posto una questione fondamentale a Linneo, pur un gigante che lui anche riconosceva essere stato un gigante, però dice c'è un bel problema, una scienza che vuole essere scienza del vivente rischia in quanto scienza, in quanto
necessitata a catalogare, a fissare, a definire, rischia di perdere per strada proprio ciò che rende vivente il vivente, cioè il movimento, il dinamismo. Dice il neo grandioso, sì, però rischia di perdere per strada la vita di ciò di cui si interessa. Bel problema, no? Ecco, io butto lì una serie di questioni che a chi non sa vengono in mente. Molte grazie, Massimo. La sfida maggiore è per le mie capacità di memoria, più che non per la possibilità di tentare delle risposte. Sì, no, allora, la prima, è una pretesa ragionevole o impossibile quella di fare una scienza di vivere? La mia risposta è questa: in una scienza ci sono, in maniera molto molto schematica, i momenti in cui poni le domande e i momenti in cui raccogli le risposte o cerchi di vedere. Allora, sì, nella mia visione, la necessità che io proclamo, insomma, di fare una biologia di tutti i viventi riguarda il momento di formulare le domande. Cioè, chi si occupa soltanto di questa bestiola o di quell'altra, ben difficilmente sarà capace di fare delle domande che escono da una semplice ripetizione o variazione sulle domande classiche. Per andare avanti alle scienze abbiamo bisogno di formulare nuove questioni e soltanto una visione ampia, quindi sostenuta da esperienze altrui e proprie su organismi differenti, disparati, può alimentare seriamente questa scienza. Dopo, quel che si può raccogliere è limitato, come tutte le cose quotidiane. Uno. Poi c'era la questione, vediamo in ordine, se mi aiuti un po' a ricordare. No, dico, cioè, il primo punto è fatto dei io studio i viventi. Ah, sì, sì, sì. Ogni sì, sì. No, aspetta, dunque, e il rapporto, cosa questo può rilevare dalla filosofia di Gesù. Dunque, non so dove ho letto un tempo fa, una frase del tipo: la biologia, ohimè, non ha la filosofia che si merita. Non so se sia vero, non so chi l'abbia detto. Io però da biologo mi sono posto un problema. Noi, biologi, cosa diamo ai filosofi? Cioè, la filosofia riceve la biologia di cui ha bisogno? Allora, e questa è anche responsabilità nostra, soprattutto responsabilità nostra. Se noi diamo al filosofo delle informazioni, del materiale che riguarda essenzialmente soltanto l'uomo, soltanto i mammiferi, soltanto i vertebrati, il povero filosofo continuerà ad avere, per esempio, una idea, una nozione di individuo che è assolutamente inadeguata per buona parte del mondo dei viventi. Questo è uno dei punti, degli esempi, secondo me, più convincenti. Vi spiego subito. Proviamo ad applicare la nozione di individuo ai vertebrati, a gemelli identici. Sono separati, sì, ma hanno tante cose in comune, poi l'identità non è proprio quella standard che separa e c'è comune in questa sala. Se poi abbiamo la situazione grave, che è quella dei fratelli siamesi, il problema diventa ancora più difficile, anche se uno può dire, ma è una situazione al limite, una situazione patologica, vuol dire, sperimentalmente fa parte della fenomenologia con cui dobbiamo confrontarci. Una situazione in cui i pezzi sono congiunti è in realtà la condizione quotidiana di molti organismi ramificati, a poi coralli dintorni, dove è del tutto arbitrario decidere se il singolo fiorellino del corallo è un individuo e allora l'insieme che forma con gli altri con cui è debolmente connesso la colonia, oppure se chiamiamo individuo la colonia e consideriamo il polio una parte, o se usiamo l'azione individuo per entrambi, o se rinunciamo invece, all'azione di individuo senz'altro. Una fragola, la pianticella di fragola ha le sue radici, vengono su un po' di foglie, spunta uno stelo che in cima produce un fiore, questo fiore diventerà una fragola. Però a livello del suolo, proprio come questo filo che corre qui, da dove si nasce la piantina, si sviluppa spesso dei fusticini con foglie piccole piccole, stupidini, che però dopo qualche centimetro mettono un po' di radici, si fissano e in quel punto spunterà poi una pianta di fragola. Il cordone umbilicale si dissecherà, ma
finché questo non è disseccato, quanti individui ci sono? Uno, due, un intermedio? O non dobbiamo dire che in quella situazione dobbiamo forse rinunciare alla relazione di due sesso tradizionale? C'è una cosa divertentissima che mi porta all'iconografia. Preparavo un giorno una conferenza in cui volevo raccontare questa storia delle fragole come sfida alla nozione di individuo, sono in cerca di qualche bella tavola pubblicata e mi sono reso conto della difficoltà di trovare dai libri di botanica delle tavole in cui questo oggetto che si chiama stolone fosse ben visibile, poi sempre tagliato o ripiegato dietro, quasi fosse una cosa vergognosa di cui non parlare. Ecco, allora abbiamo bisogno di una biologia che si allarga anche per alimentare, come dire, legittima fame di fenomeni su cui il filosofo può allargare la sua riflessione. Quanto a Goethe, Goethe è molto congeniale, ma dobbiamo ricordare che non è tutta biologia quella classificatoria alla maniera di Linneo, non è tutta biologia, nemmeno la sorta biologia utilista. Oggi va di moda ripetere una frase detta da un certo Lubzansky, grandissimo studioso, che diceva: nulla in biologia ha senso se non è vista alla luce dell'evoluzione. Dobzhansky, Theodosius Dobzhansky, grande studio di genetica e di evoluzione, e questa frase poi l'ha pubblicata nella rivista di didattica delle scienze in America, e quindi è stata molto divulgata anche per questo, e questa è la prendono per buona. Beh, io sono quella minoranza che non la prende alla lettera, perché certamente tu puoi leggere tutto in chiave di evoluzione, ma ci sono delle cose che se ti limiti l'evoluzione non riesci a leggere, proprio come chi le ha trattate lui, insomma, no? Entro un certo intervallo è vero che Achille non riesce alla tartaruga, ma solo se ti limiti a guardare un pezzettino di storia, che non è tutta la storia intera. A un certo momento, se la vacca di Plickett, come diceva quello di Spurriver, rimasta, a un certo momento strappa il palo e dice: ma la storia va avanti. Ecco. Lo stesso per quanto riguarda la visione della vita. Cosa manca, soprattutto a chi guarda soltanto l'evoluzione? Lo sviluppo. Capire le logiche dello sviluppo, che ci portano in maniera complementare a quell'evoluzione ad avvicinarsi a ragionare su cosa può essere la vita. Tanto per dire, c'è una nozione ingenua di sviluppo, diciamo, siamo fatti di cellule, quindi per fare un animale fai come per costruire una casa, prendi un mattone, poi ne metti un altro, poi ne metti un altro. Gli organismi non si costruiscono così, ma si costruiscono dove c'è un mattone, lo sostituisci con due. Al posto di uno, metti due, e vai avanti così. Cioè il sistema è sempre intero in qualunque momento tu lo osservi. Non è mai un pezzo di muro incompiuto, non è mai una cosa di questo genere. È sempre tutto. Magari sovrabbondante, ogni tanto scatterà qualche cellula in più. Quindi, se non entriamo nella logica dello sviluppo assieme a quella dell'evoluzione, ci arriviamo ad avvicinarci a un'idea di biologia, un'idea di vita, scusate. Poi, che noi, studiando cose scientifiche, arriviamo a capire cosa è la vita, o che questa sia veramente la domanda di cui abbiamo bisogno, non lo so. Questa può essere una scelta personale, questa dipende da quanto filosofica è la mente dello studioso, e lasciarmi aperta questa questione. Grazie. A voi, se avete una domanda, due da fare, che ne so? C'è tempo. Una domanda, due, c'è il tempo, dai. Ecco. Con la luce così si vede. Un'esperienza personale. Aprendo un pozzetto di acqua per un certo motivo, vedo delle radici. Come delle radici? Ho scoperto che una pianta a 2 metri di distanza aveva portato le radici fin là. Un altro esempio è una siepe. C'è una siepe, le piante crescono, a un certo punto da una terra molto vicino c'è un ramo che si alza così. La pianta sotto si blocca là e non si alza. La sensibilità delle piante,
come fanno? Cioè, la pianta ha sentito a 2-3 metri di distanza l'acqua. Com'è che le radici si allungano per arrivare là? Voglio dire, a che livello è la sensibilità delle piante? A livello delle loro cellule, e sono giochi di chimica fisica, non c'è nulla di cerebrale, non c'è una decisione della pianta. Insomma. Come dire, ci vuole il fisiologo sperimentale e non è il mio mestiere, fisiologo delle piante, che però direbbe qualcosa di questo genere, che è la permeabilità della pareti delle cellule delle piante è di un certo tipo, che le differenze di potenziale elettrico in vari punti, in un certo modo, insomma, con proprietà che sono simili a quelle dei nostri nervi, okay, ma che non sono la stessa cosa, che non hanno un coordinamento cerebrale, tutti i viventi in qualche modo riescono a farcela. E quelli che non sono riusciti non ci sono più attorno a noi, insomma, no? La logica della selezione. Cioè, casi specifici vanno studiati con le tecniche e con l'esperienza di chi conosce il modo di funzionare di quegli organi. Grazie. Giulia, vuoi porre una questione? Io vorrei altre che cose. No, c'è il microfono. Scusa, grazie. Avrei parecchie cose da chiedere a Minello, o che comunque mi piacerebbe che Minello ne parlasse. Prima avevamo citato il caso dei licheni, di cui Minello si è occupato personalmente come ricercatore. E quindi mi sembra un argomento di grande interesse, perché in questa simbiosi che c'è tra un'alga e un fungo, le alghe sono relativamente poche che si prestano, i funghi possono essere tantissimi, e può capitare benissimo che ci siano funghi che appartengono allo stesso genere, alcuni dei quali vivono in simbiosi con l'alga, mentre altri sono in questo senso perfettamente indipendenti da questo tipo di simbiosi. Questi sono problemi che sono di complessità, come direbbe il Donato, ma mi sembra che siano proprio problemi che rendono estremamente stimolante e interessante il campo della biologia. Se tu ce ne vuoi raccontare qualcosa di più? Qualche cenno, perché in realtà non mi sono occupato professionalmente di licheni, se non per gli aspetti, diciamo, di caratterizzazione di questo tipo di organizzazione. Cos'è un lichene rispetto a un organismo che non è in simbiosi, insomma, un fungo semplice o non anche semplice, e anche dal punto di vista della nomenclatura con cui questi oggetti sono. Partiamo proprio dalla nomenclatura. Allora, c'era una volta Linneo, e Linneo conosceva anche i funghi, conosceva qualche alga, conosceva qualche lichene. Per lui lichen era un genere di funghi e tutti i funghi erano piante. Poi le conoscenze sono aumentate, ma per capire un po' meglio cosa fosse un lichene si è arrivati alla seconda metà dell'Ottocento, quando gli studiosi, per cui in particolare un certo Schwendler, si è accorto che c'era una struttura complicata e prova a coltivare separatamente questo oggetto che si comporta da fungo con i suoi filamenti, con le sue ife, queste celluline colorate, più spesso verdi o pensa poco, che sembrano alghe. E si accorge che entro certi limiti possono vivere separatamente. Poi qualcuno dopo riuscirà a ricombinare, a fare una sorta di lichene di sintesi, rimettendo insieme le parti. Cosa è successo dal punto di vista della nomenclatura? Ovviamente, se i licheni, sono questi oggetti, sono dei funghi, porteranno dei nomi come funghi. Cioè, come c'è il genere Boleto, c'è il genere del Brattaiolo, della Russola, i funghi
quindi normali, quindi c'è il genere, o alcuni generi di licheni. Quando però ci si accorge che questi non sono organismi semplici, ma cose complicate, cosa si fa con noi? E l'incertezza è andata avanti molto, finché appunto si è conosciuto molto meglio la composizione, le affinità di molti di questi protagonisti e, come diceva già Giulio nella sua sintesi, ci si è accorti che ci sono dei funghi che molto simili fra di loro, simili parentati, poi adesso con gli innesi vedete che sono parenti più stretti, di cui qualcuno ha bisogno dell'appoggio dell'aria per campare e qualche altro ne fa a meno. Le aghe però, queste che accompagnano i funghi, sono poche, sono più o meno sempre le stesse. Allora è stata presa la decisione di dire, d'accordo, questo è un fungo semplice, questo è un fungo lichenizzato, che si chiamano lichene, quelli del mestiere chiamano funghi lichenizzati, però nella classificazione sono funghi, quindi sono rientrati tutti i vecchi geni, specie di licheni, sono entrati nella classificazione di viventi all'interno dei funghi, che poi i funghi siano diventati, siano usciti dalle piante, un'altra faccenda. Però c'è una faccenda ulteriore. I licheni sono uno dei due oggetti principali in natura, adesso vi dirò chi è l'altro, tipo di organismo, che pur essendo delle realtà, come dire, secondarie, composite, risultanti, hanno però delle forme estremamente precise, molto diverse da quelle dei loro componenti, cioè la crosta di licheni che vediamo su un albero o su un muro, non ha nulla a che fare, non assomiglia poi nulla alla forma del fungo che è entrato nelle singole, e tanto meno quella dell'alga che è minuscola, microscopica. C'è un altro tipo di oggetti, dicevo, e questi sono le galle. Voi conoscete, avrete visto per esempio sulle foglie delle querce o su altre piante, delle escrescenze, a volte sono delle palline molto belle, regolari, altre forme di nocciola, alcune a forma di questa pallina di gelato che c'è in cima al microfono. Ebbene, e sono il risultato della azione di qualcuno, di solito una piccola vespa, potrebbe essere anche qualcos'altro, ma quelle più belline sono causate da punture di vespa su una foglia ancora giovane, su un germoglio, su una gemma della pianta, per cui quella parte di pianta attaccata, invece di svilupparsi normalmente con bella foglia piana, come bocciolo di fiore, eccetera, si produce una forma del tutto nuova. Ma ogni una galla non è un organismo che si riproduce. Dentro la galla si sviluppa la larvetta della vespa. La vespa punge e non solo mette un po' di veleno, insomma, che altera il metabolismo della pianta, ma mette anche un uovo, quello, la cosa che le fa comodo, suo figlio sviluppa, diventa larva e con calma diventerà vespina a sua volta. E questo si ripete a ogni generazione. Ma se ben pensiamo, a ogni generazione si ricomincia anche con un uovo, per dire, no? Non è che mia figlia, una delle mie figlie, sia arrivata una parte del corpo, insomma, una sorta di Eva figlia di me, costruita da Adamo, non in quella maniera. Quindi questi oggetti che si ricostruiscono anche in maniera così strana, con l'intervento del creato di un animale, hanno delle forme estremamente precise, hanno uno sviluppo che nessuno ha mai studiato in termini di biologia dello sviluppo, e lo meriterebbero. Non hanno un nome se non del tipo galla prodotta dalla vespina tal dei tali, sulla quercia tal dei tali. Ecco, non voglio dire che si deve allargare la classificazione per fare una classe, una famiglia delle galle o dei licheni, ma sapete, i nomi sono come le maniglie per i concetti. Quindi recuperare o sviluppare una nomenclatura per le piante, per le galle e per i licheni potrebbe essere un buon incentivo a dire studiamoli dal punto di vista di quello che sono, cosa che per i licheni è abbondantemente sviluppata, per le galle quasi per niente. Beh, io direi che possiamo ringraziare il nostro Nelli, il nostro Giorello, per questo bellissimo primo incontro scientifico che spero ci abbia in qualche misura sicuramente arricchito tutti. Grazie. Assolutamente.